Ciao ragazzi da AgroLollo204 e ben ritornati nel sesto episodio di Little Nightmares 2. Qui siamo nella stanza dove la scorsa volta abbiamo fatto avvenire la fine del dottore, che se vi ricordate l'abbiamo cotto a puntino come se fosse una, come se fossero delle braciole. Ma se si potesse entrare qua dentro si può vedere che c'è? No, peccato. Comunque, prima di cominciare, lasciate like e iscrivetevi al canale. In più ho un annuncio bomba da farvi. A breve, ragazzi, porterò la mappa Risaie del Nord perché molti youtuber adesso sono partiti e quindi adesso, ragazzi, partiremo anche noi per fare la mappa. Quindi, allora, adesso eravamo qua, dovevamo aprire sta porta. Arriva un ascensore, perfetto, vediamo dove andremo adesso. Tanto aspettiamo qui l'ascensore. Ok, bene, sembra più una gabbia che un ascensore comunque. Olè, siamo usciti finalmente dall'ospedale, ho guadagnato un trofeo di argento. Bene, bene ragazzi. Allora, stiamo uscendo dall'ospedale. Bene. Questo non è la sala d'attesa. Oddio. È la sala d'attesa. Infatti. E adesso dovremmo aprire questa finestra. Solo che da soli non ce la facciamo, ma come sempre, Six arriva a darci una mano. Vai su. Bene, allora passiamo qui. E rieccoci di nuovo per i vicoli bui e veramente mal ridotti di questa città. Tra l'altro continua a imperversare una pioggia pazzesca, ragazzi. Guardate tutta questa roba bloccata con delle borse e dei sacchi della spazzatura, tutta quella scala, vedete? Sempre più televisori troviamo e anche tanti vestiti sparsi in giro, come ad esempio pantaloni, cappelli. Cadono dei... Madò, cadono dei vestiti dal cielo! Pioggia di vestiti! Ci sono scarpe, dicevo, pantaloni, maglioni. Ce sono anche sui fili della corrente lì, vedete? È caduto tipo un pantalone adesso. Urca! Si è sganciato qualcosa. Credo un'asse di legno o una scarpa. Adesso entriamo in una casa che anch'essa non è che stia messa benissimo. Ah, lì c'è il corpo di un tizio che tipo si è suicidato. Non so. Cioè, poi sento una musichetta, ragazzi. La sentite anche voi? Tipo, magari è quella di uno show televisivo. Wow! Che spavento! Guardate com'è tutto deforme sto uomo. Corre. Madò, che è successo? Ma no, si è successo, si è conficcato nella televisione, guardate! Cioè, come uno struzzo, ragazzi, come gli struzzi che mettono la testa sottoterra. Cioè, lui l'ha messa nel televisore, cioè. È come se si è caricato e boom! Ha preso la rincorsa ed è andato proprio. Ha spaccato lo schermo del televisore. Vabbè. Noi tanto adesso lo usiamo per saltare dall'altra parte. Bene, 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 bene. Tra l'altro è un po' inquietante. Guardate, siamo proprio sui tetti delle palazzine. Vedete? Ok. Bene, 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 bene. Allora, qui c'è una bella finestra dove si può passare palesemente. È giusto. Ancora dentro sta casa, aspettiamo che arrivi Six. Bene. Questo tizio sta sbirciando una televisione da dentro la porta. Anche questo sta a guardare lo show televisivo. Tra l'altro, da notare che sono solo delle interferenze, eh. Non è che, cioè, è noioso guardare delle interferenze, regà.
Allora, che dobbiamo fare? Infatti, grazie che ci lanci di sopra. Addirittura quello che se lo guarda nella vasca da bagno. L'altra volta abbiamo visto il manichino nella vasca da bagno. Adesso l'uomo che si guarda la televisione nella vasca da bagno mentre fa il bagno. Cioè, si fulmina così, eh. Cioè, come cavolo fa a tenersi la televisione? Oh, qui c'è una. C'è un ascensore, vedo, eh. Dovremmo andare là dentro nell'ascensore. Vediamo se si può. Sì che si può, bene. Si scende. Anzi no, si sale. Manca un lucchetto qui. Mi sa che dovremo tornare giù a dare un'altra controllata. Ma non è che ci dobbiamo agganciare a sto. Non lo so, ragazzi, come dobbiamo fare qua. Allora, perché lì c'è un tappeto che pende. Però non so come si fa. Cacchio, che mira. C'ho pure io, non so dove andare, raga. È complicata come cosa, cioè. E ho capito qua che bisogna trovare una bella chiave, ma una chiave di quelle belle. Per poter passare. Guarda dove dobbiamo andare. Dall'altro piano. E se noi ci buttassimo fuori dall'ascensore? Quando è ancora in movimento? Tipo adesso. Qua. Perfetto. Bene. Cacchio, Six è rimasta sopra. Mi sa che ragazzi la strada è proprio questa. Sempre di qua andiamo. Da notare che Six non ci sta seguendo. Ah, ecco Six. Bene, bene, bene. Adesso. No, qui non ci arriviamo, madonna mia. C'è da andare a prendere una chiave. Qui sembra tipo uno studio, però non vedo nulla. Qui c'è delle sigarette. Non si può andare là, no. Devo trovare qualcosa per aprire qui. Magari si può andare pure di qua, no. Quindi secondo me. C'è da trovare una. Un qualcosa per aprire. Oh, ecco la chiave! Perfetto! Bene, 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 ragazzi. Casualmente aprivo qua e ecco la chiave, ragazzi. Ecco la chiave. Bravo! Andiamo a prenderci Six. Adesso apriamo qua e te ne esci. E che succede se invece sblocchiamo questa leva qui? E se però viene a farmi il trampolino? Che è successo? No! Six è rimasta giù. Ah, si scende ancora. No, non si scende più giù di così, ragazzi. Però. O forse. Ce ne dobbiamo andare giù da come eravamo venuti. Forse sì o forse no. Oh, vieni però. Ok. Non capisco però che cosa ho attivato, ragazzi. Qui non c'è niente, lo so.
Qui c'è una lattina, però nulla. Allora, di qua non si può andare. Però non la riesco a portare dentro con la mano. Oh. Non la riesco proprio a portare. Devo capire bene come andare avanti, ragazzi. Perché non ho capito sinceramente. Perché sotto l'ascensore, cioè, si ferma. Si ferma prima. Perché secondo me forse può andare più sotto. Ok, ragazzi, ho scoperto il mistero. Allora, tiriamo l'ascensore. Scendiamo. E questa levetta, ho scoperto a cosa serve. Serve per chiamare l'ascensore. Infatti, noi che facciamo? Lo chiamiamo e saliamo sul tetto dell'ascensore appena arriva. Non saliamo nella cabina, ma saliamo sul tetto. Infatti, guardate qua. Qua vedete c'è tutta la carrucola dell'ascensore. E qua si risbuca di nuovo sul tetto. Tutto pieno di abiti. E quella che roba è? È una. Sembra una torre di segnale. Tra l'altro, guardate come. Adesso abbiamo proprio una vista proprio ampia, ampia della città. Guardate tutti i palazzi come sono. Come vengono ricalcati, ecco, dalla cupezza della città. Non so se ho trovato il termine giusto per farvelo capire. Tra l'altro qui ci dobbiamo arrampicare su sto pergolato qui. Bene. Ci infiliamo in questa finestra dove c'è un bambino buggatello, glitchatello. Guardate, qua ci sono. Wow! Guardate! Degli animali! Guardate, ci sono dei topi! E quello cos'è? Sembra un gatto! No, mi sembra tipo un castoro, una nutria, un ratto! E lì c'è. C'è persino una salsiccia! C'è persino una salsiccia! Magari un tempo era un maiale. Solo che dobbiamo andare di qua noi, ecco, non dobbiamo andare là sotto. Bene. Ah, guardate. No. Qua, secondo me dobbiamo salire. Anzi, no, dobbiamo fare una rampa, tipo. No, porca miseria. L'avevo detto. Però non capisco perché Six non mi faccia salire qua in alto. Mary mi fa salire. E infatti, che dobbiamo fare? Dobbiamo portare qua indietro la carrucola di modo che lei sale. Bene. Bene. Mo portiamoci di nuovo la carrucola indietro. Anzi, no, ci fa saltare. Ok, ecco qua. Il salto della fiducia. Bene. Il salto della fiducia. No, non di qua, mo no. Di qua, bene. Bene. Tra l'altro, da notare che si è aggrappato sul nulla, mo no. Adesso dobbiamo tirare giù questa scaletta. No, mo no. Bravo.
Bravo, Mono, non cadere. Spostati. Ok. Bene, bene, bene. Dove siamo? Forse dovremmo entrare qua dentro, forse, perché vedo una finestra che è aperta. Quindi facciamola venire di qua. O forse ci dovremmo arrampicare così. Ah, perfetto, sul tubo. Non sapevo che ci potessimo arrampicare sui tubi. Ah, qua vedo due finestre aperte. In questa si può entrare? In quella no, in questa mi pare di sì. Ma non ho capito, nell'altra si può entrare o non si può? Fatemi vedere, aspetta, perché... No, vabbè, andiamo avanti. Qua ci sono dei cassetti buttati a terra. Occhio, sento il legno scricchiolare. Aia, cade tutto. Ragazzi, ragazzi. Oh, cacchio, alto là, alto là. Cacchio, cacchio, ragazzi. Dobbiamo fa'? Sta crollando il palazzo. Oh, raga, aiuto. Spingiamo la porta per andarcene. Oddio. Ah. Mi sono accorto all'ultimo che dovevamo spingere la porta. Forza, mettiamoci a spingere, Six. Allora. Bene, buttiamo giù la porta. Allora. Cacchio. Il palazzo sta crollando. Cacchio, cacchio, cacchio. Non va bene, non va bene, non va bene. Non va bene, non va bene. Cavolo. Ah. Schiacciati sotto un cumulo di macerie. Oddio, Six è bloccata sotto un divano. Oddio, poverella. La nostra torcia, però, che fine ha fatto? Ah no. Tiriamola fuori, però, dato che... Oh. Spero non si sia fatta nulla, cioè perché prima l'hanno presa gli alunni della scuola, l'hanno impiccata. Poi schiacciata da un... Cioè da delle macerie. E mo che cosa le dobbiamo far capitare a questa ragazza? Cioè... Dai, su, apriamo la porta. Vai. Da notare che in questo gioco, tra l'altro... Il gioco di squadra ci permette di fare tante tante cose. C'è una stanza. Ah. Qui? Oh no, ragazzi, televisore, televisore. Sapete cosa bisogna fare, ragazzi? Ormai lo sapete, ragazzi, cosa bisogna fare. Lo sapete, dobbiamo sintonizzarci nel televisore. Allora, sintonizziamo bene la trasmissione. Porca, non è andata a buon fine. No, ancora niente. Oh, nel televisore, eccoci. Tra l'altro mi chiedo, quella porta che cosa ci cela? Lo scopriremo forse? Non lo so, ragazzi. Intanto, come sempre, siamo rallentati. Magari, ragazzi, ho un brutto presentimento. Cacchio. Stavolta mi sa che ce la facciamo ad aprire la porta. Cacchio! Oh mio Dio! L'ha aperta sul serio, ragazzi! No, 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 ragazzi, ragazzi, ragazzi! Cosa? È successo? Oh, Dio, ragazzi, si sta prendo. Oddio, lo Slenderman! Oddio, che cos'è?
È uno Slenderman, ragazzi! Oddio, oddio! Oh mamma mia, l'uomo nero! L'uomo nero! Oddio! Oddio! Oddio, sta arrivando! Sta arrivando verso di noi! Cacchio! È lì! Porca! Sta uscendo dal televisore! Oh! Wow! Ha distorto tutto! Oh! Andiamo, ragazzi! È il momento run! Di correre, ragazzi! Siamo inseguiti da uno Slenderman! Da uno Slenderman! Dai! Six, cosa fai lì che ti prende? Dai, vieni sotto il letto! Oddio! Oh no, è lì! Ma che fa? No! Se l'è presa! No! Cavolo, mi dispiace, ragazzi! È la fine più brutta che abbia mai visto! No, ragazzi, cavolo! L'ha presa quel cacchio di uomo! Ma poi, chi è, ragazzi, quest'uomo? Ma è veramente strano! Si può ancora usare la TV? Sì, si può ancora! Oddio! Che cavolo succede? Dove siamo? Oh mio Dio! Oddio! Oddio! Vabbè, ragazzi! Allora, ci fermiamo qua e... Ragazzi, ci vediamo la prossima volta e, come sempre, lasciate like e iscrivetevi al canale. Detto ciò, ci vediamo la prossima volta. Ciao!